faccio vincere Tescaroli. Luca, quando potresti incontrare Giulia Pavese per il posto di Chieti o Pisa? A Milano facciamo fuori Tiziana Siciliano, è la meno schierata. 29 maggio 2019, 20 aprile 2020, un anno di indagini e 60.000 pagine di chat svelate dal Trojan. Un anno esatto per aprire e chiudere l'inchiesta perugina che mette sotto accusa Luca Palamara e terremota il Consiglio Superiore della Magistratura. 5 consiglieri dimessi. Corruzione. PM a Roma, ex presidente dell'ANM, leader incontrastato di Unicos ed ex togato al CSM, Luca Palamara, ora rischia il processo insieme con altri 4 indagati. Secondo l'accusa, Palamara, oltre ad aver messo le sue funzioni di magistrato a disposizione di imprenditori amici in cambio di viaggi e regali, avrebbe violato i suoi doveri di componente del CSM. Così almeno direbbe il Trojan infilato nel suo cellulare, che scoperchia incontri segreti e cene e trattative tra lui e i capi delle correnti dell'ANM per piazzare i magistrati amici ai vertici delle procure o per togliere di mezzo i nemici. Luglio 2017. Antonio Sangermano, vicepresidente dell'ANM ed ex PM del caso Ruby, dichiara che la legge Severino non poteva essere applicata retroattivamente a Berlusconi perché è anticostituzionale. Palamara non gradisce. Fra poco Sangermano si dimette. Annuncia il presidente dell'ANM Francesco Minnici, che conferma: non abbiamo bisogno di Sangermano. 25 agosto 2018. Fabio Pilato, GIP del capoluogo siciliano, che a ottobre trasferirà le carte del caso Salvini-Diciotti a Catania, sottolinea a Palamara: indovina chi è il presidente del Tribunale per i Ministri di Palermo? Io. Grande. È un casino giuridico, ma sarò freddo come uno squalo. Io sono sempre con te. Abbraccio forte. Rossella Calia Dipinto, segretaria dell'ANM Barese, spinge per una collega. Luca, quando potresti incontrare al CSM Giulia Pavese di Trani, che aspira al posto di presidente del Tribunale di Chieti o Pisa? Maria Teresa Covatta, ex moglie del leader di Area Giuseppe Cascini, il posto lo vuole al Ministero della Giustizia. E Palamara: sono in attesa di parlare con Andrea Orlando e il suo capo di gabinetto, che è di Magistratura Democratica. Luca Tescaroli punta invece a diventare procuratore aggiunto a Firenze e Palamara, il 31 gennaio 2018, comunica al presidente Minnici: faccio in tempo a farlo vincere.